È nei piccoli gesti che riconosci la grandezza di una persona. Buon martedì! Oh, buongiorno, buongiorno, buon martedì 4 luglio 2023. Siamo arrivati a quel giorno della settimana in cui lasciamo alle spalle il trambusto del lunedì, sentiamo un po' meno il peso della sveglia. E cosa c'è di meglio di una bella frase, di un buon martedì per iniziare la giornata con il piede giusto? Beh, ci vuole. Le frasi di un buon martedì sono una dolce, motivante forma di saluto, certo, che ovviamente dobbiamo e possiamo condividere con amici, colleghi, parenti, attraverso i vari canali di comunicazione, come questo. Questo è il Radio Show. Yo. Oh, bene. Non ci siamo sentiti ieri per un motivo strettamente personale. Ahimè, mio padre l'hanno dovuto trasportare in ospedale per una insufficienza renale cardiaca. Adesso è sotto controllo, ha bisogno di un pacemaker. Noi naturalmente siamo vicinissimi a lui, siamo sempre, costantemente, sempre con lui. Anche se in questo momento sono in trasmissione, il mio pensiero va sempre a lui in ospedale, che in questo momento è ricoverato. Va bene, comunque, a parte questo, lui è un vecchio leone e ci auguriamo, come tutti stanno dicendo, ce la farà anche questa volta. Sai quante volte è stato ferito? Non è mai morto, però alla fine, come si dice, ha la sua bella età, e in questo caso dobbiamo, come si dice, far conto che anche quella c'è. Va bene, lasciate che il martedì ti sorprenda con nuove occasioni e belle opportunità. Un buon martedì inizia con un sorriso, un cuore felice, diffondi gioia ovunque tu vada. Il martedì sia il giorno in cui i tuoi sogni ricevono ali e si librino nell'infinito. Il sole splende anche dietro le nuvole grigie del martedì, rendi questa giornata luminosa e speciale. Lascia che i pensieri positivi ti guidino attraverso il martedì e oltre. Bene. Abbiamo detto che il martedì è il giorno perfetto per esplorare nuovi orizzonti e superare ogni sfida. Quello che noi ci auguriamo e auguriamo per una giornata a tutti quanti voi e noi. Straordinaria! Bene, oggi la Chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. È la giornata internazionale delle cooperative. Voglio solamente salutare questi nostri amici che fanno parte di tutte le cooperative. Cooperativa Xiaoyan, cooperativa Misericordia, cooperativa Tecchetrac, Balac e qualsiasi altra cosa. Ma c'è un proverbio del giorno che è molto importante. Fate molta attenzione a questo proverbio, perché davvero mi ha lasciato stupito quando l'ho letto, per ricordarvi che in questa trasmissione del martedì 4 luglio dovevo leggerla. È un consiglio che io vi do, e quindi ascoltate: un consiglio d'amico sbaraglia il nemico. D'accordo che è un proverbio cinese, ma per me vale moltissimo, perché quando hai un consiglio da un buon amico, sono sicuro che può sempre andare meglio di quanto possa essere, non so, un nemico. Beh, certo. Allora, Radio Show, yo, come fare per ricevere gli auguri che adesso andremo a fare? Basta inviare al numero WhatsApp, ve lo ricordo, il numero 347-6215-614. Perché? Perché potete inviare messaggi audio, messaggi video, foto, qualsiasi cosa, un documento, ed è anche molto comodo perché arriva in tempo reale. Io ringrazio fin d'ora, già per quelli che mi stanno mandando un sacco di messaggi di vicinanza per la situazione che in questo momento sto vivendo con il ricovero di mio padre, ma comunque, come ho già detto, vi aggiornerò nella situazione durante le trasmissioni. Comunque, oggi parliamo di questo martedì 4 luglio e facciamo anche gli auguri a quelle persone che ieri, ahimè, purtroppo, in quel caso ero impegnatissimo, perché potete comprendere la situazione, per altri motivi, ma strettamente personali, non sono potuto andare in onda. Ma quest'oggi rifacciamoci con gli auguri di compleanno sia del lunedì 3 che di questo di oggi, martedì 4 luglio. Quindi, prima di tutto, parte come sempre doverosamente la musichetta del tanti tanti auguri. Eccola qua. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a tutti. Giorni lieti per te,
Cicca cicca boom. Allora, gli auguri, andiamo con gli auguri. Come ho già detto, vi leggo quelli che sono gli auguri di ieri e di oggi. Perché ieri, insomma, come abbiamo già ricordato, non siamo andati in onda, ma comunque la trasmissione, ci rifacciamo oggi. Innanzitutto gli auguri per Laura Ruggero. Ciao Laura, auguri ad Anna Alagia, Michele D'Amore, Letizia Garofalo, Luciana Cionci. Ciao Luciana, tanti tantissimi auguri. Cristina Anastasia, Massimo Bucci, la mia straordinaria amica, e vi faccio vedere la foto perché è straordinaria, Maria Grazia Marchese, una guida fantastica, eccola qua, la mia guida fantastica. Ciao Maria Grazia, tanti tantissimi auguri, auguroni, anche se ieri hai appreso in tempo reale la notizia, ma comunque tanti tantissimi auguri. Ancora auguri a Francesco Bassi, Antonio Curci, Michele Mescia. Ciao Michele, caro Michele, tanti tantissimi auguri, un bacione, un forte abbraccio a te e a tutta la famiglia. Auguri anche per Pasqua Baratta, Federica Porcelli. Ciao Federica, tanti auguri a Federica Porcelli. Beppe Baldassarre, Rosaria Fiore, ciao Rosaria, Paola Musacco, Laura Basta, Giuseppe Maenza, Simone De Toma, e ancora auguri a Giuseppe Amorotti. Oggi invece, che è martedì 4 luglio, festeggio il compleanno una mia carissima pupilla, in un certo senso. È la figlia di un mio caro amico, il mio caro amico che è scomparso qualche anno fa, Nino Causarano di Elettronica 2000, ed è la figlia Chiara Causarano che oggi festeggia il suo compleanno. Quindi tanti tantissimi auguri a te Chiara, buon compleanno, mi auguro che tutti i tuoi desideri, come a tutti quanti voi che state festeggiando oggi, si realizzano e si devono realizzare al più presto. E tanti tantissimi auguri. Auguri anche a Raffi Laraia, buon compleanno ad Angela Giannella, Micaela, Di Martino, Uccio Persia, grande Uccio. Tanti auguri caro, buon compleanno. Ti facevo più giovanotto, invece ce ne hai di annetti, va bene. Grazie di seno, buon compleanno anche al mio caro amico Mimmo Trimini, Francesco Bosco, Antonio Nunez, Gian Donato di Perna, Martina Tortosa. Ah, Martina, la figlia del mio caro amico Pinuccio. Ciao Martina, buon compleanno. Un augurio anche al mio simpaticissimo Niccolo Scaringi, Nico Pini, Luca Magnifico, Leo Ragno, Paoletta Gadda, Massimo Pisicchio e Lorenzo Giusto. Voilà! Jumping in the Square. Quando è che faremo un Jumping in the Square come i primi tempi, quello forte e straordinario, come una volta, come quello di una volta. Vabbè, ci aggiorniamo magari. Comunque tanti auguri da Radio Show, auguri di buon compleanno a tutti questi nostri amici e soprattutto anche a quelle persone che festeggiano una qualsiasi ricorrenza. Andiamo a vedere magari se c'è qualcuno, non so, un anniversario di matrimonio. Questo periodo ce ne sono sicuramente tantissimi e quindi facciamo anche gli auguri a quelle persone che festeggiano questa ricorrenza importante. Allora, vediamo un po', auguri anche a, vediamo di buon compleanno a Francesco Cifaratti, il signor Cifaratti, marito della nostra cara Vera Quacquarelli. Ciao Francesco, buon compleanno, tanti auguri da parte mia e ovviamente anche da parte di tutta Radio Show. Yo. Poi ancora auguri per chi? Ah, ce ne andiamo in crociera, cara Adriana e caro Luigi. Bene, fate bene. Poi ho letto che è diventato ancora una volta, per la quarta volta, nonno il nostro caro Luciano Zitoli. Bene, tanti auguri fratello, tanti tantissimi auguri, tanta felicità, auguro a te, alla mamma, il papà e i nonni e i cuginetti di questa tua nuova esperienza da neo-nonno. Ancora una volta nonno. Bene, tanti tantissimi auguri. Poi ancora auguri di buon compleanno a chi? Vediamo, Antonio Emanuele Musicco e Annalisa Musicco. Tanti tantissimi auguri. Ah, buon anniversario per il nostro caro Antonio. Benissimo, buon anniversario. Poi Teresita, mi fai tanti auguri per la nostra bambina da 10 e lode. Quindi auguri alla nipotina, che poi sarebbe anche la figliola di Valeria. E quindi facciamo tanti tantissimi auguri e un bacione, un abbraccio a te Ignazio, a Luigi, Valeria e alla tua principessina. Buon compleanno. E ancora penso che abbiamo qualche altro. Ah, c'è una
c'è una notizia, ci sono state delle riprese, sono state appena comunicate da parte del mio caro amico Nicola Fragasso, come potete notare in questa videata, vediamo se riuscite a vedere meglio in quest'altra. Catturiamo lo schermo più grande, ecco qua, ecco qua. Facciamo vedere un po' le immagini. Sono appena finite le riprese con Rai 1, che andranno in onda domenica 30 luglio per Linea Verde Estate, e la pasticceria del caro Nicola Fragasso è stata praticamente colei che è stata selezionata per presentare dei dolci tipici della nostra città. Bene, complimenti, ovviamente vedo il mio caro amico Fragasso, papà di Nicola, poi le riprese durante questa bellissima esperienza, e ancora vediamo qualche altra foto in anteprima, poi tra l'altro sul suo profilo Facebook, eccola qua. Bene, 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 sono belle notizie che vorrei darvi, ve ne vorrei dare tantissime altre di questo tipo, perché veramente non se ne può più di avere notizie brutte, bruttissime, anche perché insomma ieri siamo stati un po' sommersi da notizie poco piacevoli, tra ricovero di mio padre, poi una scomparsa, perché c'è stato il lutto nel basket tranese piemontese di Titto Porcelli, improvvisamente morto a 56 anni, poi un'altra persona sportivissima scomparsa prematuramente, Eva Rebol, campionessa di pallamano, giocatrice slovena che si era trasferita a Trani e per la carriera sportiva, insomma c'è stato veramente un lunedì tutto da dimenticare, un lunedì tutto da dimenticare. Comunque, come si dice, lo spettacolo va avanti, the show must go on. Noi siamo sempre dell'idea di dire e di dare informazione, magari anche bella informazione. Ecco, una notizia di carattere particolare è questa. L'avvocato Ida Pansini è eletta consigliere dell'UNCAT. Stiamo parlando dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Bene. La soddisfazione del presidente Francesco Lodrieco, che ovviamente ha, scusate se sbatte un po' la porta che c'è vento, c'è una bella folata di vento, eccola qua la nostra tributarista, eccola qua Ida Pansini, complimenti, in bocca al lupo per questa tua esperienza. Naturalmente noi ricordiamo che tutte le notizie le estraiamo sia da Facebook sia dai portali, e se volete potete anche mettere un bel mi piace alla pagina di Trani News. Trani News è questa, c'è la pagina Facebook dove ci sono tutte le notizie, le foto, le informazioni, e volevo ricordarvi un appuntamento a cui non potete assolutamente mancare sabato prossimo. È organizzata dalla Fondazione Seca, che presenta il Gala d'Estate, un concerto della banda musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi, soprano Federica Balucani, tenore Cataldo Caputo, presenta la serata Antonio Bernardelli. Si accede ovviamente libero alle ore 21 sabato 8 luglio. Ecco qua, sabato 8 luglio Piazza Duomo sarà caratterizzata dalla banda musicale della Polizia di Stato per il Gala d'Estate. Tutto questo giustamente è organizzato dalla Fondazione Seca. Saluto il mio caro amico Natale Pagano e tutti i componenti della Fondazione Seca del Museo Diocesano. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di oggi, ancora tanti tantissimi auguri a quelle persone che festeggiano questa ricorrenza, dal compleanno all'anniversario all'onomastico. Io vi rimando alla prossima occasione, vi rimando giustamente alla puntata di domani, ma oggi, che è stato martedì 4 luglio 2023, il saluto da parte mia per tutti gli amici che ascoltano e guardano Radio Show. Yo 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 yo!